Ripartiamo di nuovo con la neve oggi. Nala è piuttosto arrabbiata stamattina perché partiamo in discesa e lei non può rimanere fuori, sarebbe troppo faticoso. Noi partiamo allora. Anche stamattina nevica parecchio, nevica forte. Noi scendiamo da oltre il colle, dovremo scendere verso la valle Brembana. Speriamo che sotto sia un po' migliore il tempo. Dossena è al confine tra Val Seriana e Val Brembana e da qua passava la via Mercatorum, che poi è diventata via Priula nel corso del 1500 con il dominio dei veneziani. E questa via era importante perché collegava la provincia di Bergamo alla Valtellina e da qui transitavano vagabondi, mercanti, viaggiatori, chi insomma voleva lavorare o cambiare un po' vita. E perché lì sul cartello c'è scritto via dei Tasso e di Arlecchino? E qua è una storia lunga, bisogna andare giù in Val Brembana, perché in Val Brembana viveva la famiglia dei Tasso, quella di Torquato, anche se poi Torquato nacque a Sorrento. E la famiglia del Tasso inventò il sistema postale moderno, quindi furono i primi veri postini della storia. Mentre Arlecchino è la maschera carnevalesca, una delle più conosciute in Italia, ed è appunto nata in Val Brembana. Bene, arrivati ad Ossena, in cima al Dosso, adesso c'è una discesa, abbiamo visto un'indicazione su una sterrata e ci siamo detti perché no, proviamo anche questa. Siamo ufficialmente due deficienti perché abbiamo visto una sterrata che scendeva verso San Giovanni Bianco, abbiamo detto vabbè dai, facciamo fare due corse a Nala Libera, l'abbiamo imboccata, dopo 200 metri è diventata un sentierino che diventava sempre più stretto via via. Adesso abbiamo per fortuna incontrato un pastore che ci ha detto che il sentiero diventa sempre peggio e quindi adesso ritorniamo indietro, però abbiamo quei 300-400 metri di spinta da fare in salita e vabbè, quando uno non c'ha sale in zucca, chi non ha testa c'ha gambe, si dice, no? Bene, adesso che siamo usciti da questo inferno di sterrato, riprendiamo la strada verso San Giovanni Bianco su asfalto, che forse è meglio questo giro. Vero, però prima deve fare le pulizie della bici che gli si è intasata di foglie e neve. Ed ancora una volta uno di quegli incontri bellissimi che solo il viaggio in bici ti regala. Abbiamo trovato Donatella, tra il resto compagna di un ragazzo che abbiamo già conosciuto, Giorgio, e niente, ci ha invitato a casa sua a pranzo con la mamma ed è stato bellissimo, come sempre gli incontri così casuali sulla strada sono tra i più belli che si possano fare. E adesso invece ripartiamo, questo qua sotto è San Giovanni Bianco, scenderemo fino lì per poi ripartire in salita verso la culmine di San Pietro. Lasciamo San Giovanni Bianco per dirigerci verso la culmine, abbiamo fatto provviste, quindi siamo indipendenti per questa sera. Proseguiremo finché non farà buio per poi trovare un posto dove piazzare la tenda. Bene, la tenda è sistemata, il buio ormai è già arrivato, Nala sta cenando e adesso noi andiamo in tenda a riscaldarci e a cucinare.